Grazie alla stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Isernia ha cominciato a dare i primi frutti il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha per protagonisti gli studenti del liceo scientifico di Isernia. Dopo aver studiato i meccanismi che regolano un'azienda, ne hanno creata una per conto loro, impegnata nella produzione di magliette. Le t-shirt che lanciano messaggi rivolti al sociale prossimamente saranno anche commercializzate. Il progetto è stato curato dalla docente Ida Dianni. Abbiamo realizzato all'interno di questo progetto, il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, dunque un prodotto che è una t-shirt che va a coniugare i contenuti del progetto Alternanza con quelli del progetto di scrittura creativa. Quindi realizzando la t-shirt che oggi indosseranno i ragazzi con la scritta Vivi legalmente con una crocetta sopra e questa maglietta poi porteremo all'interno del Salone Internazionale del Libro di Torino dove andremo a presentare anche il dizionario della legalità che abbiamo realizzato concorrendo attraverso la redazione di una lettera di questo dizionario. Per il dirigente scolastico Eugenio Silvestre un progetto del genere diventa più che mai importante al giorno d'oggi, specialmente in un liceo scientifico dove iniziative del genere tutto sommato rappresentano una novità. Importantissimo, soprattutto con i tempi che corrono, è importante soprattutto in un liceo scientifico, mentre in un istituto tecnico rientra diciamo quasi nella normalità. In un liceo scientifico costituisce un impegno aggiuntivo che comunque i nostri ragazzi portano avanti da qualche anno. Vengono interessati da questo progetto che grazie agli enti, alle associazioni e ai singoli professionisti riesce ad andare fino in fondo con grossi risultati da parte dei ragazzi. C'è una parte teorica di formazione, poi c'è una parte pratica. Gli enti, le associazioni, le imprese, gli studi professionali a vario titolo mettono a disposizione le loro risorse perché questi ragazzi vivano un'esperienza non solo durante l'anno scolastico ma anche durante i periodi estivi presso i comuni per esempio di residenza.